Buongiorno, oggi siamo tornati dal nostro amico Francesco. Salut. Per farci vedere di nuovo il suo magnifico allevamento. Grazie del magnifico, ma di magnifico c'è ben poco. Allora dai, facciamo questo video facendo vedere, prima di tutto, siamo appena arrivati qua adesso e vediamo per terra quante piume ci sono, a testimonianza che sono in piena muta. Esatto. Andiamo a vedere perché sono divisi un po' per tipo e per famiglia. Adesso stanno inquadrando una voliera dove ci sono dentro agata, giallo, mosaici, tutti i novelli. Quello che vediamo giallo è una prova che sto facendo. Dopo magari teniamo a mente e vi faccio vedere da dove arriva quel giallo lì. Adesso stiamo inquadrando una voliera dove ci sono bianchi e gialli. Praticamente questi qua sono tutti figli di bianchi recessivi con giallo portatore di recessivo. E chiaramente ci sono bianchi recessivi nati e gialli che saranno portatori di bianco recessivo. Nella voliera in basso abbiamo tutto bianchi recessivi. Che bellezza! Sono della prima covata questi. Sono in piena muta, quindi in questo periodo diciamo che per ogni allevatore, ogni scarafone è bello a mamma sua, dicono a Napoli, e anche nel mio caso ogni scarafone è bello a mamma sua. Adesso la bellezza del canarino non si vede perché bisogna aspettare a valutarlo quando avrà finito la muta, però come ripeto, per il momento a me piacciono e speriamo che diano qualche bel risultato. Adesso stiamo vedendo una voliera dove abbiamo Isabella mosaico giallo e dei bianchi occhio rosso. Ah, una bella taglia sti qua, i bianchi. I bianchi hanno una bella taglia. Isabella. Nella voliera in basso, quella che stiamo vedendo adesso, abbiamo dei canarini che sono tutti figli qui per tentare di fare un ceppo nuovo e sono figli di coppie formate da papà e figlia, mamma e figlio, e da qui partiremo a fare selezione per cercare di portare nelle prossime generazioni le caratteristiche del papà e della mamma capostipiti che avevano belle. C'è da precisare che quando si fanno ste consanguineità, come noi le chiamiamo, bisogna avere dei uccelli che hanno un certo punteggio. Non puoi farlo quando hai uccelli che non valgono più di tanto, ecco. Quelli che prendono un bel punteggio vanno fatti, quelli che non superano 90 punti è meglio lasciar stare. Qua abbiamo bianchi recessivi, vero? Qui sono bianchi recessivi e qua diciamo che sono tutti figli di coppie, ricordi, varie coppie fatte chiaramente seguendo quelle che sono le
le esperienze fatte negli anni di come fare gli accoppiamenti, e solo dopo la muta vedremo se gli accoppiamenti sono stati fatti correttamente. Qua abbiamo un piccolo svezzamento con mamma da una parte e loro assieme al papà. C'è qualche occhio rosso, tutti gli altri sono portatori di occhio rosso. Guarda che bella, sì. Che bel papà. Separati dalla mamma, perché la mamma, quando lei ha un ciclo riproduttivo che si aggira intorno ai 30-35 giorni, e quando i piccoli arrivano ad avere 12-13 giorni, 14, se non stai attento lei inizia a spennarli, per cui vale la pena mettere nel divisorio, lasciare il maschio insieme ai piccoli, il maschio continua a dargli da mangiare, la femmina anche attraverso le bare, poi c'è comunque qualche femmina che qualche pegna la toglie. Però, certo. Cos'è che abbiamo? Qualche genitore. E abbiamo tutto riproduttori che una volta che finiscono cominciamo ad aprire le gabbie che servivano da cova. La comodità di queste gabbie messe così è che inizia la riproduzione, togli i divisori e diventano delle vere e proprie golierette. In questo caso vuol dire da 3 metri quando si apre tutto. Passiamo a vedere i gialli mosaico. Abbiamo delle voliere di gialli mosaico. Molto molto belli, si fanno una bella taglia però. Giganti sono. Anche qua già la mosaico. Il mosaico, dove da una parte della gabbia ci sono gialli mosaico già svezzati, dall'altra gialli mosaico che non hanno ancora fatto il mese e sono di quel papà che ci pensa lui a dargli da mangiare e tirarli avanti. Sotto abbiamo gli agata opale gialli mosaico. Abbiamo fatto 4 voliere di questi qua, chiaramente ce ne sono di quelli più avanti di vita perché sono nati prima provata. E ci sono novelli che hanno poco più di 40 giorni. Qua abbiamo pure agata, mi sembra, sì. Sono sempre agata mosaico giallo, e anche qua aspetteremo la fine della muta per vedere se avranno le qualità per essere esposti. Qui nella terza voliera, anche qua agata opale. Qui gli ultimi svezzati di agata opale. Qua dei bianchi recessivi bellissimi. Anche loro in fase di svezzamento. E arriviamo lì alla gabbia 2. Vi ricordate del canarino giallo che vi dicevo prima è una prova? Allora qua direte, ma cosa è successo, cosa c'è qua? Allora qua abbiamo alla destra il maschio che è praticamente figlio di una bianca recessiva dell'anno scorso e un agata opale mosaico. Siccome voglio fare la prova per vedere se
il bianco recessivo, un bianco punto recessivo, lo si può trasmettere nelle future generazioni. Allora ecco che questo mastur qua, che è appunto un pezzato fatto con un bianco e un'agata opale, l'ho messo ancora con una femmina bianca, con una femmina bella bianca, e ha dato come prole quel canarino giallo che abbiamo visto prima e questi tre che vediamo qua. Vediamo che è nato un giallo e due che sono quasi uguali al papà. È una prova, niente di più. Però che dà risultati. Per vedere se il principio mendeliano si può applicare anche facendo soggetti di fondo, soggetti diciamo a fondo chiaro con soggetti a fondo scuro. Guardate, è una prova e vedremo cosa. Guardate che teste. Noi proveremo insieme a Yunu qua a continuare a perseverare. Due dei figli più belli, il giallo che è discreto ma non ottimo, è uno di quelli più scuri che hanno veramente una bella struttura. Proveremo anche l'anno prossimo a metterli con un bianco recessivo e così è niente di più che una prova per vedere cosa ne può uscire. Esatto. Poi tutto il resto abbiamo un sacco di ultimi uccellini che si stanno svezzando. Ragazzi, guardate che splendore. Guardate. Ecco, come vedete, allora è vero che a 30 giorni i canarini teoricamente mangiano da soli, si arrangiano e si potrebbero anche mettere senza genitori. Io preferisco lasciarli almeno 35 giorni perché c'è sempre quello un po' viziato che comunque continua a tenere l'imbeccata, e secondo me quei 5 giorni in più insieme al maschio che gli dà quella merda imbeccata fa sì che non subiscano lo stress di dover iniziare a mangiare da un giorno all'altro da soli, e quindi preferisco lasciarli lì almeno fino ai 35 giorni. Grazie dell'attenzione, grazie Yonut, il mio regista qua che mi fa il video. E ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, ciao!